Ciao, buongiorno. Ciao. Quello di dietro che ne ha un po' di più. Se ne paga con due sul tetto, se ne fa da capire. Siamo a Lugo, qui la Protezione Civile del Trentino ha il compito di gestire le criticità di questo comune, questo più altri 8 comuni. Nei giorni scorsi i nostri interventi sono stati soprattutto a supporto delle popolazioni nei territori difficili. Abbiamo portato più di 100 persone con gli elicotteri in zone di sicurezza, più di 600 con i nostri gommoni. Ora il lavoro cambia, siamo qui a Lugo e il compito che ha la Protezione Civile del Trentino è quello di dare i primi servizi, la prima necessità in un comune fortemente colpito, come vedete, e dove in alcune zone manca l'elettricità, non ci sono le fognature, ci sono problemi ovviamente per reperire i generi alimentari perché i negozi sono chiusi. Quindi il lavoro di questo momento è quello di fornire la prima necessità. Dopodiché occorrerà mettere in sicurezza quell'area che vedete qua dietro, quando l'acqua comincerà a defluire, a mettere in sicurezza quest'area e a partire con l'opera di pulizia di tutte le strutture e di tutti gli impianti. E oggi abbiamo qui alcune squadre del Trentino, alcune sono ritornate in Trentino nella giornata di oggi, tra stasera e domani mattina ne giungeranno delle altre. Fa anche, diciamo, piacere ricordare che proprio con Lugo c'è stata una forte vicinanza dopo la prima guerra mondiale con il comune di Mori, perché Lugo si mise a disposizione del comune di Mori per la prima necessità, fornendo i beni e dando solidarietà al comune di Mori. Diciamo che le squadre che vengono qui nelle prossime ore saranno anche del comune di Mori e c'è questo aspetto, diciamo, di solidarietà reciproca nella storia che vale la pena ricordare. Un posto anche centrale. Quant'è che è così? Da ieri. Martedì sera, ma ha iniziato martedì sera. Ma qui bisogna sentire. Giro con. Non vedo nessuno però che cerca. Allora là c'è una persona sul primo piano. Se avete bisogno però chiamate, eh! Chiamate anche lì in comune che poi dopo in un qualche modo ci organizziamo. Perfetto. Ok. E un po' di cibo, riso freddo? Ah, perfetto. Cosa ne servono? Allora, c'è una famiglia da due e una famiglia da tre che l'aveva chiesto. L'elettricità c'è? No. C'era? Non c'è elettricità. Allora, oggi Enel ha dato, ha dato l'elettricità a 400 utenze. Domani fa il giro anche di questa cabina sperando si sia asciugata e poi verranno a controllare i contatori. Avete tutto? Acqua? Ce l'avete? Serve l'acqua qua. C'è bisogno di acqua? Pronto?
Sì, sono stati giorni difficilissimi e lo saranno ancora, ma da oggi davvero non ci sentiamo più soli. Non lo siamo stati neanche nei giorni precedenti, perché i vigili del fuoco, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, i Carabinieri ci hanno dato una gran mano, ma da oggi è arrivata appunto la colonna della Protezione Civile del Trentino, che ci ha già dato una grande mano. Siamo appena rientrati da un giro molto bello, ma anche molto, impattante dal punto di vista emotivo. Abbiamo portato acqua e viveri alla popolazione, soprattutto in quelle zone dove ancora l'acqua è molto presente e limita gli spostamenti, anzi in alcuni casi azzera completamente gli spostamenti. È stato molto prezioso e sarà molto prezioso di qui ai prossimi giorni il vostro contributo, e per questo la comunità di Lugo non può che ringraziarvi. Col sindaco abbiamo anche parlato di questa storia che c'è tra Lugo e il Trentino, tra Lugo e Mori. Quando Lugo, dopo la prima guerra mondiale, venne ad aiutare i nostri territori di Mori, e quindi nelle prossime ore arriveranno i vigili del fuoco della Vallagarina e di Mori ad aiutare Lugo. Diciamo sono i corsi e ricorsi storici che purtroppo, di fronte a situazioni pesanti come questa, come quella della prima guerra mondiale, però la solidarietà tra le nostre comunità e la vostra comunità si torna ad esserci, e quindi ben volentieri il Trentino oggi è qui e lo saranno i prossimi giorni. E devo dire che le situazioni che abbiamo visto pochi minuti fa insieme al sindaco in quelle zone dove l'acqua è ancora alta un metro e mezzo, e dove le famiglie vivono al secondo piano, sono veramente toccanti. La possibilità di prepararli anche. Il problema sono le confezioni, basta dire in nuvola, no? Anche la nuvola, cioè, la nuvola non la dobbiamo andare via. Quanti viveri è che ti serve? Dammi... Pronto? Eccoli qua. Ciao, riuscivo magari col furgone salvato, la portata acqua da mangiare, che era amico del gruppo. No, non vengo a casa, mamma, perché adesso non ho ancora tirato giù la roba, la macchina non me la... Lo sai, va bene, dai, buon lavoro e grazie ancora per tutto quello che hai fatto fino adesso, ci sta tutto. Ciao. Dove è andato il barco? No, io era su, ma le 40 ore, sì. Grazie.